Sei su Radio Free Station, la grande web radio degli italiani nel mondo. Radio Free Station è grande musica, tante interviste con personaggi da tutto il mondo e fantastici speaker sempre con te 24 ore su 24. www.radiofreestation.com, la prima web radio dedicata agli italiani nel mondo. Eccoci qua, un saluto a tutti e partiamo con una nuova puntata del Nico Caputo Show. E Nico Caputo da Napoli e Stefano Monteforte dalla Sicilia. Ci sei, Stefano? Eccomi presente, la spalla di Nico Caputo, Stefano Monteforte, qui con voi questa sera, questo giovedì 14 novembre del 2019. Un applauso per Stefano, dai! Bene, bene. Qui nella Sicilia vogliamo sapere se l'assistente di studio di Nico Caputo è presente. È qui la Wendy. Wendy, ci sei? Bye bye. Oh, bye bye. Wendy, how are you? It's a wonderful night tonight. This night. What you doing? Bye bye. Agli amici, salutaci Leoncina, che Leoncina già è sicuramente in sintonia. Allora, saluto, vediamo se c'è Leoncina. Bye bye, Leoncina. Leoncina con una nuova foto. Buonasera Leoncina, benvenuta nella nostra community. Leoncina, devo dire la verità, è sempre in prima fila nella community e insomma interviene alla nostra puntata, tutte le nostre puntate, insomma, è sempre lì. Poi diciamo sul nostro post di Facebook abbiamo, a parte Stefano Monteforte che ha messo mi piace, abbiamo Rosario e abbiamo Aurelia. Bene, allora, quindi salutiamo Wendy e partiamo, insomma iniziamo con la nostra scaletta di quest'oggi, che dici? Ciao Wendy, alla prossima! Ciao, la saluti? Saluto a Stefano, dai Wendy! Bye bye! Wendy, have you a good time? Pass for you a good night with your friend,
Bye bye. Bye bye. Allora partiamo subito con un artista, un giovane artista napoletano, partenopeo, e reduce dal Festival Bar dell'anno scorso, mi pare, che l'abbiamo incontrato appunto, che siamo stati lì, e era lì, diciamo che faceva, insomma, cantava, suonava con la sua chitarra. Lui è un cantautore e ultimamente, da qualche anno, è uscito un suo CD con una decina di canzoni. Bene, ce ne andiamo subito ad ascoltare. Lui si chiama Andrea Sena e la canzone è... La canzone è Lasciarsi Andare. Rilassatevi. Un caro saluto anche a Carlitos. Bentornato Carlitos. Bentornato Carlitos. Buon ascolto. Vamos. Qualcosa nell'aria che mi lega le mani, è come quando rimani a pensare al domani. Per non farsi vedere, per non farsi trovare, lasciarsi andare, poi ricominciare, non trascinare le tue solite parole verso un fiume senza amore. Io mi lascio navigare, confusione che mi assale. Io mi lascio trasportare. Solo cammino di notte fino al mattino, in mezzo a strade deserte, come striscia serpente. Per non farsi vedere, per non farsi trovare, lasciarsi andare, poi ricominciare, non trascinare le tue solite parole verso un fiume senza amore. Io mi lascio navigare, confusione che mi assale. Io mi lascio trasportare verso tra la terra e il mare. Io continuo a navigare, invasione nel mio cuore. Io mi lascio trasportare. Dammi spazio, fammi vivere, qui non c'è gusto senza ridere. Tu dammi spazio, fammi vivere, qui non c'è gusto senza ridere. Verso un fiume senza amore, io mi lascio navigare, confusione che mi assale. Io mi lascio trasportare verso tra la terra e il mare. Io continuo a navigare, invasione nel mio cuore. Io mi lascio trasportare. Applausi, applausi, applausi meritati per Andrea Sena. E noi ritorniamo intanto in diretta qui su Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. Bene, allora caro Stefano, come va? Che si dice da quelle parti? Il tempo, il clima,
qua dopo tutta quest'acqua che è venuta giù da, insomma, da una quindicina di giorni a questa parte, ogni giorno praticamente a piovere sempre acqua a non finire, insomma. Ci sono stati allagamenti in tutta Italia, sprofondamenti di strade, chi più ne ha più ne metta, speriamo che adesso, insomma, ci sia un po' una tregua e il tempo si aggiusti e ritorni il sole come prima. Stefano, lì invece? Qui invece pure, nel senso che c'è stata veramente pioggia, c'è stato vento e perciò praticamente ha un po' di disastro adesso anche sulla strada. Oggi ho sentito che ci sono stati degli smottamenti nella Siracusa Catania e se non è uscita praticamente, perché veramente c'era l'acqua alta e di buono, ecco, però c'è il fatto che le falde acquifere si sono riempite, per cui per coloro che hanno, come dire, l'acqua direttamente che la traggono dalla terra, no? dal pozzo, beh, è una cosa buona, perché riempiendosi le falde praticamente hai più acqua a disposizione, dunque più vita. Altri aspetti positivi invece sono quelli che viene contenuta in qualche modo, viene cioè innaffiata la terra, viene esorata di acqua, perciò di H2O di fatto, idrogeno e ossigeno, e questo dà maggiore fertilità alla terra. Certo, l'acqua è vita, l'acqua è vita. L'acqua è vita, bravo vita. Nico, così noi siamo nati nell'acqua e perciò, certo, quando è troppa, insomma, fa un po' paura, perché le esondazioni, certo. Mareggiate, non so se avete visto, cioè, ovunque, in tutta Italia, insomma, ma quella che colpisce di più è Venezia, perché Venezia, insomma, è una città d'arte, però Catania era sondata, Brindisi era sondato, Taranto era sondato, Gallipoli era sondato, insomma, a Roma dobbiamo pure essa cosa, insomma, anche l'esondazione, insomma, abbiamo praticamente, siamo stati annacquati. E dobbiamo anche un po' questa cosa è dovuta anche un po' a, diciamo, questo cambiamento climatico dovuto al buco dell'ozono, al riscaldamento globale, eccetera, eccetera. Quindi, sì, veramente, veramente con il riscaldamento globale il buco dell'ozono si è ristretto, però con il riscaldamento globale è vero, si alza il livello dell'acqua, giustamente. Di acqua marine e fluviali. Vabbè, bando alle chiacchiere, insomma, che abbiamo fatto, insomma, tra acqua e disastri e cose varie, buche dello zoo, e non dimentichiamo che abbiamo degli artisti da far ascoltare. Abbiamo questa volta in scaletta dalla Puglia Teresa Amato con Ritornata a respirare. Buon ascolto. Che sono sempre stata senza troppe le mancanze d'amore, e in cambio davo tutto a me stessa, è così che mi disilludevo, ed il mio cuore troppo pesante perdevo per la strada dei sogni, ma senza smettere di sognare, sempre alla ricerca costante, io che non ho chiesto mai niente, solamente un po' di felicità, e invece ho ricevuto dolore. Troppe volte scivolavo, sprofondavo lentamente in abisso, senza niente intorno, soli
e facce intorno a me, la mia inclinazione al bene non mi fa provare rancore, ed ancora adesso ricerco tutto quell'amore di cui ho bisogno, riuscire a dare un senso ai miei giorni ed abbandonare il dolore. Sfondavo lentamente in abissi senza luce, senza niente intorno, solitudine ed attese, amarezze e troppi addii, ma di forza sono sempre ritornata a respirare. Affidata a te e sempre confidata con te che mi fa star bene. Teresa, Teresa Amato. Bene, bene, Teresa Amato con Ritornata a respirare. E noi qua stiamo chattando intanto durante mentre ascoltiamo questa bella musica, queste belle canzoni di questi artisti emergenti e che sono bravi effettivamente, e ci fa piacere di ascoltare sempre belle canzoni. E in chat stavamo parlando appunto con Leoncina, con Carlitos che è tornato dopo un po' di assenza, ci stavamo divertendo, insomma, si chiacchiera, si dicono sciocchezze e si mantiene l'umore, il riso che fa bene, è vero, il riso fa bene. E come no, Nico, l'abbiamo sempre detto, il sorridere ma non il riso degli arancini però, eh? Non il riso che sta negli arancini. Anche quello fa bene perché ha altre proprietà, ma il ridere, il sorridere fa bene perché libera le endorfine, cioè il cosiddetto ormone della felicità. E allora sì, va bene Nico ricordarlo ogni tanto, perché anche se noi, come dire, ci mettiamo a sorridere e anche se siamo tristi, il corpo mica se ne accorge, cioè è vero. Il corpo non se ne accorge, cioè no, basta che, come dire, digrigniamo il sorriso, ecco, che è proprio la parola più adeguata, ora spiego perché. Perché il sorriso, per esempio, nelle iene, no, è un digrigno, cioè è una cosa che è aggressiva, nasce così dall'aggressività. Poi invece sul piano umano la cosa, diciamo, ancestralmente si è trasformata, per cui sorridere di fatto è una trasformazione di una pulsione aggressiva in una pulsione di ilarità, e perciò di non usare l'aggressione a scopo violento ma a scopo benefico, per cui abbiamo un sacco di probabilità di diventare migliori nel tempo, naturalmente, e perciò fra qualche tempo scopriremo anche i vantaggi della rabbia, ce ne sappiamo qualche cosa circa la trasformazione della rabbia. La rabbia si trasforma in lucida chiarezza,
dunque avremo altri modi, però intanto già cominciare a sorridere, anche se non lo sapete, voglio dire, schiaccia e fa schiaccia, è una, insomma, non è un termine molto tecnico, però voglio dire, rende l'idea, le ghiandole preposte appunto a liberare endorfine, e perciò ci fa una sensazione di benessere all'intero corpo, cioè alla circolazione sanguigna, alla respirazione, perciò abbassa l'ansia e tira fuori dalle quote cosiddette depressive. Bene, ma quindi noi dobbiamo lanciare i giovani e i vecchi. I giovani, i vecchi, tutti, insomma, non abbiamo limite di età. Chiunque vuole esibirsi, vuole cantare, vuole mandarci una cover, una sua canzone, un inedito, e vuole far ascoltare la sua musica, e siamo qui a disposizione proprio per questo. E la volta, questa volta, di Mario Nastri, anche lui napoletano, e qualche tempo fa ha vinto la corrida di Corrado, quando c'era Corrado, facendo sì, delle canzoni... con la sua chitarra lì, insomma, faceva delle canzoni di Pino Daniele, delle cover, e ultimamente, insomma, comunque continua a suonare in vari locali del napoletano con la chitarra e voce, e ce l'andiamo ad ascoltare con una cover, Mario Nastri con Tu sì, una cosa grande. Allora, ascoltatelo bene, che è una voce interessante. Buon ascolto. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda me, mi innamora così guardando te. Vorrei sapere una cosa da te, che quando tu mi guarda così, se tenne io mi sento morire, non lo dice e non mi fai capire, ma perché è dillo una volta sola, sicura tu stai. E dillo che mi vuoi bene con mia, con mia, con mia voglio bene a te. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stesso non sai, una cosa che non ha già avuto mai, non bene così, ma così grande. Stai tremando e dillo che mi va bene con mio, con mio voglio bene a te. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stesso non sai, una cosa che non ha già avuto mai, non bene così, ma così grande, ma così grande.
Applausi, applausi. Ma che pubblico caloroso che c'è a Napoli. Sì, qua siamo calorosi, qua nello studio di Napoli, caro Stefano. Avete bisogno manco di utilizzare riscaldamenti, termosifone, stufe, assolutamente, qua insomma, c'è il calore del Napoli, il calore del sole, un sole mio, sai, che sta sempre in fondo a te, caro Stefano. Che bello, parole. Solo purtroppo quando piove da tutte le parti. Quindi, la pazienza, voglio dire, come faremmo ad apprezzare il sole se non ci fosse anche un poco di nuvole ogni tanto, di pioggia? Infatti. E bene, allora andiamo avanti. È la vita. Anche la nostra vita che è così. È la mia vita, e mi fa venire in mente una canzone di una bravissima artista anche napoletana, e ultimamente sta facendo la presentatrice in vari spettacoli nel napoletano. Ultimamente è stato il Mascalzoino in una serata, insomma, presentava e ha fatto tante cose. È uscito con questo inedito un po' di tempo fa, Mi Vida, e è un artista a 360 gradi, perché lei balla, canta, fa l'attrice. E ha fatto la scuola di arte drammatica a Roma, insomma è un'attrice, è una presentatrice, e fa tante cose, un artista a 360 gradi, e poi è una bella donna, diciamolo, caro Stefano, è vero? È caspita, veramente, sì. Insomma, è notevole, insomma, si fa notare, effettivamente, come dire, gli occhi di un maschio si allargano, le pupille si allargano di interesse. Non sapete che quando si allargano le pupille, presente in manifestazione di interesse? Certo, oltre ad essere una carissima amica, e ultimamente abbiamo anche registrato una cover di Lil Kanjin, classica canzone napoletana, però questa volta ci andiamo ad ascoltare questo inedito che ha lanciato, insomma, da qualche anno, forse un annetto, che si intitola appunto Mi Vida. Ce l'ascoltiamo, che dici, Stefano? Ma vai, Nico. Vai. Completa attuazione. Vai. Mi Vida. Mi Vida. Tu passion. Yo mis besos. Te doy. Quiero un amor que sabe cómo oler en mi corazón. Quiero un amor pregunta de una puesta de sol. Quiero un amor que dedique una canción para mí. Quiero un amor, quiero un amor así. Mi locura. El ritmo es mi vida, soy una apasionada. Yo vivo en mi sueño, yo no quiero más, no quiero más. Mi nombre no es querida, muchacha, señorita. No quiero nada más, dame la música para bailar. Bailar toda la noche así, toda la noche así. Una ocasión, una razón que da sentido a mi condición. Quiero emoción, quiero emoción para elegir mi hombre ideal. Quiero emoción y un beso es normal. El ritmo es mi vida, soy una apasionada. Yo vivo en mi sueño, yo no quiero más, no quiero más. Mi nombre no es querida, muchacha, señorita. No quiero nada más, dame la música para bailar. Bailar toda la noche así, toda la noche así.
brava, un applauso meritato per Rosanna Romano, molto brava, è bella pure la canzone, vero? Eh sì, Nico, poi tu insomma su questo sei anche preparato, penso che sia un pezzo, voglio dire, anche ballabile, tu che sei, come dire, già nel giro dei ballerini, della baciata, insomma... Si balla, insomma, caraibico, sono belle, un bel mondo, caro Stefano, quindi insomma, saper ballare, imparare a ballare, salsa baciata, cubana, baciata, e fare rueda del casino, insomma, è bella, una bella cosa. Io mi sono cimentato da un po' di anni e mi diverto, perché insomma ci si diverte, appunto, e ci si distrae, perché fa bene sia fisicamente, perché ci si muove, quindi si fa movimento, e poi è una, diciamo, una cultura che un po' viene dal mondo latino, e piace, insomma, piace e diverte un po' a tutti, sia uomini, donne di tutte le età, insomma, sia da ragazzi, ragazze, che non più ragazzi e ragazze, ma ragazzi un po' più cresciuti come noi, caro Stefano. Vabbè. Certamente, insomma, più ragazzi che cresciuti, perché abbiamo ancora lunga vita davanti a noi, lunga e prospera vita davanti a noi. Magari torneremo sul ballo più tardi, però in mente mi veniva questo fatto che anche il ballo, voglio dire, è una, la danza in generale, e perciò il muoversi attraverso, come dire, il ritmo della musica, perciò dei tamburi, insomma, è una cosa ancestrale. Ricordiamo per esempio la danza della pioggia, la danza intorno ai fuochi nelle culture tribali, ricordiamo le danze propiziatorie, le danze scacciademoni, cioè la danza, e perciò questo, la tarantola, poi insomma nel sud Italia, che cerca di mandare via le cose sgradevoli, perciò è disintossicante, direi, il ballare, perché oltre appunto al movimento in sé per sé, libera anche le vie respiratorie. Come avete mai provato a ballare senza respirare? Sì. È un po' difficile, Però quando si balla non si fa spesso attenzione al respiro, proprio perché mentre lo possiamo fare durante la meditazione, stare attenti al respiro, nel ballo questo qua non avviene, perché il movimento è più impegnativo rispetto a quello che è il meccanismo di sopravvivenza della respirazione naturale, no, che abbiamo. Naturalmente più ci muoviamo, più il respiro aumenta di velocità e di ritmicità, compreso comunque anche il ritmo cardiaco. Dunque, quando ci balliamo e ci facciamo penetrare dalla musica, alle volte non è necessario sapere proprio i passi 1, 2, 3, 4, perciò le coreografie, che sono sicuramente, come dire, uno studio importante, importantissimo, ma è quanto farsi trasportare dalla musica, dai suoni, cioè quasi quasi direi diventare una piuma che si fa muovere dal vento della musica. Sì. Sì, ci si lascia trasportare, cioè, praticamente da questi suoni, che poi comunque il suono muove praticamente l'aria, quindi in un certo senso ti dà degli impulsi, soprattutto quando ci sono quei bassi pesanti, forti, quindi li senti questi movimenti, soprattutto quando la musica è molto forte. Bene, allora salutiamo Nietta, che è appena arrivata nella nostra community, e noi intanto andiamo avanti e proponiamo questa volta un artista anche lui molto bravo, proveniente, insomma, reduce dal Sanremo Rock, un cantautore anche lui, cioè fin da giovane età c'ha più di 500 inediti scritti da lui e depositati in SIAE. Insomma, è stato poi alla Fiat qua con Musica Studio Napoli, al Motor Village, insomma, ha fatto tante cose. E ultimamente ha scritto una canzone che parla appunto dell'era del neurolitico. E ce l'andiamo ad ascoltare, che dici, Stefano? Ma sicuramente.
niente, poi del neurolitico, insomma, capita proprio a pennello, perché praticamente i nostri neuroni cerebrali sono tantissime e non è vero per niente che non si ricompongono. Comunque si ricompongono sicuramente le connessioni tra neuroni e altri neuroni. Dunque, ascoltiamoci il prossimo Viciglione, l'era del neolitico, sì. Se no io non trasmetto poi di parlare, Nico, perché sì, no, che tra l'altro lo... Che tra l'altro noi dobbiamo dare spazio alla musica. Alla musica, certo. Torniamo sul ballo e sui neuroni, perché ci riguarda. Ci riguarda, però volevo dire che Cosimo l'ho incontrato in vari spettacoli di piazza, abbastanza grandi, e lui insomma, era lì a cantare. E ultimamente con lui c'era una ragazza, una bassista, e poi non so, insomma, poi cambiano ovviamente le disposizioni, e mi pare che ultimamente si stia organizzando con un gruppo. Bene, allora andiamo ad ascoltare Cosimo Viciglione, che lui è del Casertano, insomma, della Campania, un campano pure lui, e ci ascoltiamo questo nuovo pezzo. Buon ascolto a tutti. Io ce la metto tutta per essere diverso, ma metto i calzini nello stesso verso. Non ci posso far niente, non lo posso evitare, è un po' come bere, forse respirare. Non ti voglio ascoltare, non ti voglio capire, non mi importa per niente quello che devi dire, perché hai sempre ragione, tu sai sempre tutto. Devo essere forte, ma tu m'hai distrutto. Vorrei stare su un prato, respirare aria pulita, la luce, mirarmi alle stelle e credere ancora nella vita. E questa è l'era del neolitico, l'uomo rimane in diritto nell'era del neolitico. Uomo l'odore e il brivido nell'era del neolitico. Con prodotti iniziali ma veleni con calma, glutammato di sodio, olio di palma. Che per fare l'amore devo stare protetto, e divento già complice di un tuo progetto. Io non posso dormire, tu mi poni gli orari e mi metti davanti i programmi più vari. Sto facendo un lavoro che non mi ripaghi, e mi poni persino quali sono i miei sbagli. Vorrei tornare a zero per ricostruire il mondo dalle sue radici e convincere anche te. E io non ce la faccio più, ma che cosa vuoi da me? Che tu eras. Non soffocare.
Bravo Cosimo, bravo Cosimo. Era un rock si sentiva proprio, no? questo timbro rock, caro Stefano. È bello, bello. Sembrava venire da Woodstock, Nico. Sì, 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 sì. E vabbè, è diciamo che era, che era un bel pezzo, dai. Bene. Allora, comunque per i radioascoltatori che non entrano in chat, vi voglio dire che insomma abbiamo anche una chat, se volete potete entrare, ma ci divertiamo perché oltre alle parole che diamo qua in diretta, abbiamo anche conversazioni laterali con i colleghi, amici della radio in chat, ma può entrare chiunque, anche qualunque ascoltatore, basta andare sulla applicazione www.radiorevistation.it e lì c'è tutto, scaricate sì, l'app e entrate in chat e chiacchierate anche con noi in laterale, per cui anche alle volte, siccome noi improvvisiamo, facciamo solo la scaletta strutturale, allora poi non abbiamo delle cose scritte, improvvisiamo le nostre parole, le nostre trasmissioni, almeno con Nico, praticamente ci sono delle situazioni come questa o quella di oggi in cui i discorsi si intrecciano tra di loro e per cui di nuovo ritorna il ballo come elemento fondamentale, come dire, certo, collante, diciamo, di questa associazione all'ascolto, ecco, associazione all'ascolto la chiamerei. Sì, sì, sì. E per esempio si scopre che Nico ha fatto il chizomba, ma era una palla, Nico. No, no, è una disciplina, è un ballo che si fa, il kizomba è molto sensuale questo ballo, infatti bisogna essere uomo e donna e coppia e essere proprio attaccati, quindi, perché ci si muove proprio sentendo i comandi attraverso il petto dell'uomo praticamente che sta a contatto con quello della donna, quindi è veramente un ballo molto sensuale il kizomba. Quindi ragazzi, mi raccomando, provate perché è bello. Beh, allora, per cui bisogna stare attenti insomma alle risposte, diciamo, sessuali della situazione. Vabbè, diciamo, sono balli sensuali, quindi bisogna stare attenti che non si risvegli tutto, insomma, che ti devo dire? Fai ridere, no, tutti quanti, si allarga, noi ci si drizza, come si suol dire. Vabbè, dai, siamo in fascia protetta, mi raccomando, caro Stefano. Insomma, fascia protetta, ma insomma, fascia protetta, perché ci stanno i ragazzini di 16 anni che potrebbero farci scuola, Nico. Poi, Vabbè, comunque dobbiamo affrontare il tema della sessualità, non possiamo fare i preti a vita, ecco. È vero, questo è anche vero, perché quando si ha informazione ovviamente si evitano molti guai che fanno gli adolescenti. Bene, allora andiamo avanti parlando di ballo, appunto ci viene in mente una collega, anche lei una conduttrice in altre radio, e Miriam Masciandaro, però anche lei insomma ha scritto delle canzoni, fatto la cantautrice, e suona la chitarra. Bene, ci andiamo ad ascoltare Miriam Masciandaro in Ballo di Luna. Buon ascolto a tutti. Ballo di luna, ora balla fanciullo, balla fanciullo, ora il ballo di luna, questo è un ballo che si
carezze. E io gruda già citata, dolce frutto dell'unione. Balla fanciullo, ora il ballo di luna, ora balla fanciullo, ora il ballo di luna, ora balla fanciullo. Si fa quando c'è la luna piena, alle rive di uno stagno, con i corvi che gracchiano, qui si accende un grappalò, come un rito misterioso, sotto i raggi della luna, si doga le folli danze. Miriam Masciandaro, brava, brava, brava questa ragazza, pure lei, molto brava. Noi intanto ritorniamo qui in studio e il tempo scorre sempre velocemente quando ci si diverte, quando siamo insieme, quando insomma, si sta bene, il tempo passa e non ce ne accorgiamo. Sono appena le 18:48 minuti primi e tra 10 minuti e finisce anche quest'altra puntata, caro Stefano. Come mai questo fatto che scorre così velocemente il tempo? Allora, dobbiamo dare una spiegazione a tutto, anche se, come dire, il tutto è difficile da spiegare, cioè, nel senso che non tutto rientra nelle logiche razionali e perciò spiegabile con le parole, ma sicuramente è un fattore emotivo, cioè se a noi ci pesa, come dire, il tempo, come perché lo passiamo male, perché ci annoiamo, perché abbiamo qualche disagio, stiamo soffrendo, il tempo non ci passa mai, perché siamo emotivamente coinvolti in qualcosa che ci traina verso il basso. Se invece ci facciamo trainare verso l'alto, il tempo lì, più andiamo in alto, sia nel nostro corpo, cioè nella corona, nella testa, nella parte proprio apicale del corpo, più il tempo è leggero, più il tempo, come dire, è inavvertito. Per esempio l'amore, l'abbiamo detto più volte, l'amore è nel senza tempo, perché ci lasciamo completamente andare, cadono le soglie, diciamo, della coscienza, cade, come dire, le tensioni, le nostre barriere e le nostre inibizioni normali, come quando ci rilassiamo, insomma, come quando cadiamo, diciamo, in un sonno profondo, insomma, siamo più liberi, meno inibiti, e allora questa libertà ci dà la possibilità, l'energia sessuale che si trova nel secondo chakra, praticamente di liberarsi, di salire lungo il midollo spinale e arrivare fino in cima alla corona. Questa possibilità, ecco, succede quando ascoltiamo bella musica, quando balliamo, quando facciamo una bella conversazione, quando suoniamo, quando, o no? Bella giornata, quando suoniamo la chitarra, il piano. Certo, quando
certo. Mangiamo del buon cibo, certo. Insomma, tutte le cose che ci piacciono, ecco, certo. Fanno in modo di renderci la vita non solo più leggera e più interessante, ma ci fanno uscire da quello che è una delle prigioni che come esseri umani ci siamo creati, quella del tempo. Perché vedete, mentre nello spazio si può capire, cioè esistono i muri, tu non vai a sbattere la testa nel muro, no? A meno che non sei ciecato oppure non ti ci portano, no? Ma sbattere, come dire, la testa nelle mura del tempo è qualcosa di, direi, anormale. È normale perché il tempo sostanzialmente non esiste, è una misura. Noi lo è una misura, diciamo, che comunque, come diceva anche Leoncina, è uguale sia che siamo bene che sia che siamo tristi, solo che quando siamo tristi ci sembra un'eternità, ovviamente, quando il tempo pare che non passi mai. Invece quando... Sì. E la parte, bisogna avere, guarda amico, la cosa migliore è il pendolo, teniamo una moneta pesante, esatto, nel basso con un filo, allora noi vediamo questo movimento che se vediamo la parte bassa dove c'è proprio la moneta, vediamo che l'arco, diciamo, del tempo è più ampio, no? Più lungo. Certo. Più andiamo verso l'alto, dove lo teniamo, non so, con l'indice e il pollice, più il tempo diminuisce, più l'arco diminuisce, no? Certo, l'arco, certo, un buon esempio. Praticamente quel triangolo che si crea, ovviamente ne passa di meno di spazio, però il tempo è lo stesso. Ok, un buon esempio. Allora, noi andiamo avanti perché appunto questo tempo sta stringendo ancora e dobbiamo ancora far ascoltare gli ultimi due artisti in scaletta. Questa volta la volta di Salvo Tozzi, che è stato intervistato qualche mese fa, con un suo pezzo intitolato Anime di ghiaccio. Buon ascolto. Cadere tutti gli abiti che han coperto la tua anima. Non è stato facile, ma alla fine ci sono riuscito. Perché a volte anche d'estate tu, con il caldo e la famiglia, ti coprivi con la lana per paura che il freddo arrivasse all'improvviso e tu fossi nuda inerme, perché il freddo a te fa male quando il nulla è quel sentire di un'anima di ghiaccio. Non volevi avere ghiaccio, il freddo non lo sente ma lo fa sentire, poi sempre in costante ibernazione e nessuna percezione di cosa sia l'emozione che dia gioia o dolore, per non parlare dell'amore solo d'apparenza nella totale fredda dell'indifferenza di cosa prova.
applausi per Salvo Tozzi, che è stato intervistato qualche mese fa da Mirtilla e Stefano Monteforte. Bene, caro Stefano, siamo giunti quasi al termine e direi di andare subito con la prossima canzone. E lei è Angela De Gregorio. Stefano, ci sei? Non ti sento più. Non mi senti? Come è possibile? Ecco, ci sei. Tu mi devi sentire a livello di pancia, proprio sentire, non solo la voce, a livello di pancia, emotivamente. Va bene. Allora noi su questa canzone salutiamo, perché giustamente è finito il tempo. E quindi vi auguriamo tante belle cose e vi diamo appuntamento alla prossima settimana con un'altra puntata del Nico Caputo Show, giovedì prossimo dalle ore 18 alle 19. Però non dimenticate che abbiamo anche il Giochi di Chrome il martedì dalle ore 17 alle ore 18. Ciao da Nico Caputo a tutti e grazie di essere intervenuti a tutti, soprattutto quelli nella nostra community che ci hanno fatto compagnia. Ciao. Vai Stefano. Caro saluto anche da parte mia, che sono Stefano Monteforte, e lasciamo subito la console a Nietta dalla Sicilia con furore, con piacere, perché insomma bisogna sempre alternarsi, un po' i maschi e un po' le femmine, ecco, noi siamo per le pari opportunità. Un caro saluto a Mirtilla, un caro saluto a Carlitos, un caro saluto a Leoncina e a chiunque ci stia ascoltando da casa, dal cellulare o dalla macchina. Come sempre io vi auguro felicità e se non siete felici cercatevela. Ciao a tutti. Allora concludiamo con Angela De Gregorio, La tranquillità. Svegliarsi presto la mattina, dormire 2, 3 o 4 ore, fare le cose che non vuoi, fare di tutto per piacere, avere ritmi affannosi e più motivi di tensione, come un PC sempre in funzione in questa era digitale. La tranquillità poi dove sta? La tranquillità poi dove sta? La tranquillità poi dove sta? La tranquillità. Amico mio, corriamo insieme per fare tutto ciò che serve, andare contro tempo e mostrarsi sempre soddisfatti tra tante mille alternative, tra tante mille opportunità. Non so quale sia la migliore in questa epoca rischiosa. La tranquillità poi dove sta? La tranquillità poi dove sta? La tranquillità. Cosa voglio io? Cosa mi serve? E poter rimanere ferma lì, pensare un attimo.